Zombie Apocalypse. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a fare insieme si chiama Bolinho di Shuva. Sarebbero tipo delle palline della pioggia, no? Che di solito mia nonna mi cucinava molto spesso. E niente, iniziamo subito. Prima cosa andiamo appunto a sbattere le uova. Pochi ingredienti, ma vi posso assicurare che renderà queste nostre palline veramente buonissime. Andiamo a sbattere per bene. Aggiungiamo 2 cucchiai di zucchero e sbattiamo per bene. Ok, aggiungiamo 1 bicchiere di latte e andiamo a girare anche questo per bene, in modo che sia tutto amalgamato. Poi ovviamente andiamo a friggere queste palline, diciamo che come merenda non è veramente super leggera. Utilizziamo lo stesso bicchiere come unità di misura e andiamo ad aggiungere la farina. Sono 2 bicchieri e mezzo di farina, ovviamente come sempre trovate nel box in descrizione tutti gli ingredienti. Io per facilitarmi vado ovviamente a setacciare la farina in modo che almeno così è più facile da mischiare. E l'olio per friggere ovviamente l'ho già messo su appena è partito il video, quindi così quando andiamo a friggere sarà veramente pronto. Intanto facciamo il primo e andiamo così con tutti i bicchieri di farina. Aggiungiamo il secondo bicchiere di farina e amalgamiamo il tutto per bene. Ultimo mezzo bicchiere di farina e il nostro bollino di Shuva è pronto. Vedete che è una bella pastella, poi potete ovviamente aromatizzare con la cannella piuttosto che chiodi di garofano, quello che più preferite. Io vado a mettere. Andiamo a mettere un po' di olio nel nostro cucchiaio. Andiamo semplicemente a fare così e lo mettiamo a friggere e facciamo cuocere finché non raggiungono un colorito marroncino. Mi raccomando, ricordatevi di girarli e soprattutto questo qui, vedete che è un po' piatto perché appunto avevo dimenticato di aggiungere il lievito, quindi mi raccomando seguite la lettera della ricetta. Verranno praticamente delle frittelline, però ovviamente in versione, diciamo, familiare mia, ecco, tradizionale come faceva la mia nonna. Prepariamo intanto un contenitore con un po' di cannella e zucchero, dove dopo averli scolati, quindi aver tolto quello che è tutto l'olio, ok, andiamo a passarli appunto con questo zucchero e cannella. Io ovviamente metto la cannella, però potete anche ometterla se non vi piace. Mischiamo e per la decorazione appunto è a posto. Ok, andiamo a scolarli. Vedete, sono belli doratini da entrambi i lati. Ovviamente facciamo così con tutto l'impasto. Dopo aver messo altro impasto dentro per friggere, andiamo a spostare questo impasto appena fritto, quindi già scolato con l'olio e tutto, sullo zucchero e cannella. Le passiamo lì dentro.
vedete, e poi le trasferiamo in un piatto, così sono perfetti, c'hanno un profumino che è veramente una cosa pazzesca. E facciamo tutto con tutti così. Di solito li si fanno più piccoli, eh? Infatti deve essere a forma appunto del cucchiaio, per capirci. Io con queste ho un po' esagerato, ecco. E facciamo così con tutti. Ecco qui il risultato. Io come sempre vi ringrazio per aver visto il video fin qui e ci vediamo sul prossimo. Mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale in modo da tenervi sempre aggiornati su tutti i video. Ve ne faccio vedere una, super morbida, ovviamente da mangiare subito, ed è perfetta soprattutto per la colazione. Ciao a tutti!